passato in molte parti del mondo era consuetudine che durante le cerimonie di sepoltura fossero chiamate professioniste per drammatizzare il dolore con lamenti forti ed emotivi, ripetuti all'infinito come una litania. In particolare nei paesi del Mediterraneo questi lamenti venivano cantati, solitamente dalle donne poiché erano più abili in questa arte macabra. Le litanie si dividevano in due diverse tipologie: quelle caratterizzate da un ordinario lamento, recitate per la morte da cause naturali, e quelle con presenza del cantante se il compianto era stato assassinato. La voce del cantante serviva a denunciare l'assassino e a giurare vendetta per il defunto. Corsican Litany ha origine proprio da questi canti macabri, ed in particolare si basa su un canto che fu cantato per la prima volta nel 1775 al funerale di un medico assassinato dal suo paziente. La melodia inizia con un ritmo lento e mesto, ma cresce sino a diventare appassionata. Il climax finale della potente intensità vocale rappresenta l'urlo minaccioso, il richiamo della vendetta. Corsican Litany. Grazie. Thank you.
Abbiamo sentito la voce della terra in questo brano soprattutto. Il prossimo brano si intitola Libertadores di Oscar Navarro González. Il brano è diviso in due parti. La prima è ispirata al Rio delle Amazzoni, la seconda dedicata ai capi della lotta di indipendenza, ai cosiddetti liberatori del Sud America, Simón Bolívar e José de San Martín. L'esordio introduce nel cuore dell'Amazzonia con i suoi paesaggi, le tribù indie e i loro canti caratteristici, la cui spontaneità porta il compositore a impiegare, oltre alla voce, anche il corpo degli esecutori, impiegati come estemporanee e suggestive percussioni. La seconda parte del brano è invece interamente dedicata ai Libertadores e si avvale di una musica dal carattere marziale e trionfante, in cui il tema passa attraverso diverse sezioni strumentali sino al finale, in cui un gruppo di tamburi dà piena voce all'entrata trionfale dei liberatori. Musica ed espressività corporea concorrono a trasmettere suoni, immagini, storie di luoghi lontani mediante i quali la composizione conquista il pubblico con l'intensità di emozioni sensoriali diverse, travolgenti e intense. Con questo brano salutiamo Le Corps Philharmonique de Châtillon e ringraziamo il maestro Davide Henrietti. Libertadores, grazie. Thank you.
Thank you.